Ok, in teoria mi dovresti sentire. Vedete, stiamo un po' lontanucci, mi faccio un pezzettino avanti, in teoria dovrei rimanere a fuoco. Se non sono più a fuoco, sti cavoli, tanto quello che dico è più importante di quello che vedete. Tornano le pause caffè, ve l'avevo promesso e le promesse si mantengono. Siamo nel nuovo studio e, come dice Montemagno, ma lui non ce l'ha, sì! Oh, allora oggi voglio raccontarvi dell'esperienza che ho avuto sul set con il nuovo Small HD Focus, che è un monitor, ma è un più di un monitor. L'ho utilizzato sulle GH5, l'ho trovato leggerissimo, l'ho trovato pratico, funzionale, che è soprattutto la cosa che ci interessa. Ma sotto al sole come va? Va benissimo, è veramente ben fatto, non ingombra parecchio, è sottilissimo, perché veramente è sottile. Utilizza le batterie, quelle Sony, le classiche fuori onda. Utilizza le batterie, quelle le Sony, facciamo prima, non mi ricordo il modello. In onda. Ha la possibilità di mettere, visto che andiamo a occupare la slit del flash, ha un'altra slitta montata sul lato che ci permette di mandare a mettere un microfono, quello che vogliamo. Ma la figata qual è? Che abbiamo una marea, adesso ve l'accendo, di funzioni da poter inserire a monitor. Vi faccio l'esempio di quello che ho utilizzato già io, e abbiamo per esempio la possibilità di inserire l'aspect che ci interessa, quindi che non so, vogliamo fare 2.39.1, 1.85, 4 terzi, 16 noni, possiamo fare quello che vogliamo e abbiamo già il taglio a monitor. Oppure io ho inserito delle curve, oppure delle LUT, e le LUT ci sono già le preimpostate, oppure andiamo a caricare quelle che vogliamo. La luminosità, come state vedendo, nonostante siete abbastanza lontani perché la camera sta lontanuccia, è veramente, veramente, veramente notevole. Monitor basculabile, abbiamo il pitch to zoom come sul cellulare, quindi se devo mettere a fuoco faccio il pitch to zoom, metto a fuoco e poi torno normale. Ovviamente ti arriva insieme alla sacchetta di protezione, che comunque serve, e arriva insieme alla cavetteria. In questo caso a me mi è arrivata per la GH5, possiamo alimentare la GH5 tramite la batteria che è dietro al monitor, con una falsa batteria che si inserisce nella GH5. Provatelo perché ne vale veramente la pena, soprattutto per chi usa camere con monitor piccolini. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima pausa caffè, fate i bravi, mi raccomando, e ciao!